Cari amici, oggi è un grande giorno. Siamo entusiasti di condividere con voi i nostri primi 10.000 iscritti. Mi permettete di ripeterlo? 10.000 iscritti. E quindi 10.000 grazie per tutti i vostri commenti che in questi 3 anni ci hanno regalato momenti di gioia e ci hanno dato la giusta motivazione per continuare a condividere con voi le nostre creazioni. Per festeggiare vi proponiamo il fiore all'occhiello della pasticceria francese, la torta Saint-Honoré. È dedicata appunto a Saint-Honoré di Amiens, il patrono dell'omonima città francese, vissuto nel VI secolo d.C. Si tratta del santo patrono di pasticceri e panettieri, quali gli dedicarono una famosa via parigina, Rue Saint-Honoré. Nel 1847 il pasticcere Kibust, colui che diede il nome alla crema della torta, unì le forze con 2 collaboratori, Auguste Julien e Fouvel, per creare questa torta unica, davvero un'opera d'arte. Vi proponiamo la ricetta originale francese. Ci siamo ispirati, infatti, ai più illustri pasticceri francesi. È una torta regale, degna del suo nome. Iniziamo! Iniziamo la ricetta con un panetto di pasta sfoglia veloce che abbiamo realizzato il giorno prima. Spolverizziamo con farina, tagliamo a metà e l'altra la possiamo conservare in freezer coperta con pellicola fino a 3 mesi. Con un mattarello stendiamo fino a raggiungere uno spessore di 3-4 mm di altezza. Poi prendiamo un fondo di una teglia con diametro di 22 cm e tagliamo lungo la circonferenza. Prendiamo il cerchio, lo adagiamo su una base e mettiamo in frigo fino al momento del bisogno. Adesso ci occupiamo della pasta choux, quindi mettiamo 125 ml di acqua in un pentolino insieme a 2 g di sale e 55 g di burro. Lasciamo sfiorare il bollore. Poi spegniamo il fuoco e aggiungiamo 75 g di farina 00. Mescoliamo bene, avendo l'accortezza di rompere tutti i grumi di farina. A questo punto cuociamo a fuoco basso, mescolando sempre per 2-3 minuti. Quando vediamo che si formerà una leggera patina sul fondo, trasferiamo l'impasto in una ciotola e lo stendiamo sui bordi per velocizzare il raffreddamento. Tiriamo fuori dal frigo la sfoglia, la bucherelliamo ovunque con una forchetta e mettiamo in freezer per circa 15 minuti. Ora possiamo continuare la choux, che nel frattempo si è intiepidita. Aggiungiamo le 2 uova sbattute poco alla volta e aggiungeremo la prossima dose quando la prima sarà ben assorbita. Se notiamo che l'impasto è ancora molto denso, aggiungiamo metà di un altro uovo sbattuto. L'impasto sarà pronto quando farà il caratteristico triangolo. Prendiamo una sacca poche con una bocchetta da 1 cm di diametro e ci mettiamo dentro tutto l'impasto. Tiriamo fuori dal freezer il disco di sfoglia e con molta, molta leggerezza formiamo un cerchio con la choux che rimanga 0,5 cm dentro alla circonferenza. In mezzo facciamo una piccola spirale. E voilà! Cuociamo a forno statico preriscaldato 180 gradi per 45-48 minuti. Se si dora troppo, dopo 45 minuti tirate fuori la teglia, perché ogni forno cuoce a modo suo. Lasciamo raffreddare completamente sulla teglia. Poi prendiamo un'altra teglia, questa volta forellata. Se non ce l'avete, va bene anche una normale con sopra carta forno o un foglio di silicone e formiamo dei bignè di 2,5 cm di diametro. Vi sveliamo un segreto. Per rendere i bignè più regolari, prendiamo un cucchiaino bagnato con acqua fredda e lisciamo tutte le imperfezioni formatesi in precedenza.
Cuociamo al forno preriscaldato statico 220 gradi per 15 minuti. Poi abbassiamo a 180 gradi e mettiamo la coda di un cucchiaino di legno tra lo sportello e il forno. Così uscirà l'umidità in eccesso e i bignè si asciugheranno a regola d'arte. Sforniamo e lasciamo raffreddare completamente sulla teglia. Quando saranno freddi, potremo apprezzare che dentro sono completamente vuoti e leggeri. Adesso ci occupiamo della crema Kibust. Mettiamo 4 g di gelatina in ammollo in acqua freddissima per 10 minuti. In un pentolino mettiamo 250 ml di latte intero fresco, i semi di una bacca di vaniglia e il bacello e lasciamo scaldare. In una ciotola aggiungiamo 4 tuorli e 50 g di zucchero e mescoliamo energicamente, formando una crema. Mettiamo 30 g di amido di mais e continuiamo a mescolare finché sarà amalgamato. Aggiungiamo un po' di latte, mescoliamo. Poi, finito di aggiungerlo, lo trasferiamo nuovamente nel pentolino e lo portiamo a ebollizione, mescolando continuamente a fuoco lento. Quando inizierà ad addensarsi, facciamo cuocere per 2-3 minuti. Aggiungiamo la gelatina ben strizzata e mescoliamo bene. Trasferiamo in un'altra ciotola, copriamo con pellicola trasparente e lasciamo a temperatura ambiente. Ora prepariamo la meringa all'italiana. In una ciotola mettiamo 2 albumi e mezzo cucchiaino di cremore tartaro oppure un cucchiaino di succo di limone e iniziamo a mescolare a velocità bassa. Accanto a noi in un pentolino mettiamo 100 g di zucchero, 30 ml di acqua e un cucchiaino di succo di limone. Lasciamo che raggiunga la temperatura di 121 gradi senza mai mescolare, mentre sbattiamo gli albumi a velocità medio-bassa. Raggiunti i 121 gradi, aggiungiamo lo sciroppo a filo sul bordo della ciotola, continuando a montare gli albumi, questa volta a velocità medio-alta. Finito di aggiungere lo sciroppo, montiamo a velocità alta finché sentiremo che la ciotola si sarà raffreddata, quindi per circa 5-6 minuti. Questa dovrà essere la consistenza finale. Riprendiamo la crema pasticcera ancora calda, la mettiamo in una ciotola capiente, togliamo il bacello di vaniglia e aggiungiamo poco alla volta la meringa, mescolando delicatamente. Mettiamo la crema in una sac à poche e con questa tipologia di bocchetta riempiamo i bignè. Belli carichi, li mettiamo in frigo fino al momento del bisogno. Ora ci occupiamo del caramello. In un pentolino mettiamo 120 g di zucchero, 30 ml d'acqua e un cucchiaino di succo di limone. Il limone aiuta a non cristallizzare il caramello. Lasciamo andare fino a raggiungere questo bellissimo colore ambrato. Poi lo mettiamo subito in un pentolino con acqua congelata. Questo fermerà la cottura. Riprendiamo i bignè e immergiamo la parte superiore nel caramello per poi adagiarli su un foglio di silicone con il caramello rivolto verso il basso. Se il caramello ci va sulle dita, li immergiamo immediatamente nell'acqua fredda. Finalmente siamo arrivati al momento dell'assemblaggio. Mettiamo una noce di crema sul piatto da portata e adagiamo sopra la base della torta. Con il caramello rimasto, immergiamo la base dei bignè e li adagiamo sulla corona di choux, applicando una leggera pressione per farli aderire correttamente. Aggiungiamo la crema, con il cucchiaio facciamo in modo che si distribuisca bene dappertutto,
livelliamo per bene e concludiamo con due strati di deliziosa panna montata zuccherata, circa 250 grammi. Stiamo utilizzando la bocchetta apposita per questa decorazione della Saint-Honoré. Sostanzialmente sono tre strisce per bignè, due laterali e una centrale. Infine mettiamo l'ultimo bignè in cima alla torta e voilà! La torta Saint-Honoré è conclusa! Ammirate questo capolavoro della pasticceria francese e delle sapienti mani della mamma! Ora siamo arrivati al momento più atteso del video, il mio assaggio, e vi confido che non vedo l'ora di assaggiare questa torta. Adesso è il momento del bignè. Buonissimo! La pasta sfoglia è cotta benissimo, si distinguono perfettamente tutti gli strati. La crema kibbles è davvero particolare. L'incontro tra la crema pasticcera e la meringa all'italiana regala un gusto piacevole e intenso. La consistenza è bella vellutata. La panna, con un tocco di freschezza, completa la torta. Poi cosa possiamo dire del bignè? È cotto alla perfezione anche quello. Bello leggero e croccante. La crema che farcisce questo bignè è straordinaria. E infine il caramello dona carattere a questa piccola opera d'arte. Insomma, la torta è regale, assolutamente da provare! Vi ringraziamo per tutto l'affetto che ci avete donato. Approfittiamo di questo momento felice per augurare a tutti voi un sereno Natale e che nelle vostre case regni l'amore e il buon cibo. Iscrivetevi e lasciateci un mi piace se non l'avete ancora fatto. Ci vediamo al prossimo video.